Signori, vi presento il sindaco Enrico Bianco, 51 anni, avvocato, dal 2012 al 2017 vice sindaco, assessore all'urbanistica e lavori pubblici, dal 2017 al 2022 consigliere di minoranza, dal luglio 2022 sindaco della città di Policoro. Non ha mai preso tessere di partito, ma ha fatto parte di formazioni civiche, impegno comune e avanti. Questa è la doverosa presentazione del sindaco. Ora passiamo alla sua intervista, però prima di fargliela vi racconterò una storia. Vi chiedo 2 minuti di attenzione. Policoro, sono le 2 della notte, tra il 13 ed il 14 luglio scorsi. Un uomo, senza fissa dimora, dorme sulla panchina di fronte alla compagnia dei carabinieri. Viene aggredito, soccorso, muore in ospedale e gli uomini dell'arma arrestano un 27enne, italiano di origini marocchine, accusato del delitto. La vittima aveva 51 anni, di nazionalità romena. Viveva di elemosina, seduto davanti ai supermercati. Non dava fastidio a nessuno. Ora riposa nel cimitero di Policoro accanto ad un altro grande suo connazionale, Dino Adamesteano, fondatore dell'archeologia di Basilicata. Quell'uomo si chiama Benone Boscoveano, il clochard venuto da lontano per morire in quella che fu l'antica Eraclea, in una notte dell'estate 2024. Onore a Benone Boscoveano. Ed ora, anche se siamo in una serata di festa, vi chiedo 1 minuto di silenzio. Grazie Policoro per questo omaggio a questa persona, il povero di Gesù Cristo. Sindaco Bianco, non potevamo parlare di emigranti e di immigrati senza ricordare quanto accaduto in quella terribile notte. Sì, buonasera a tutti. È stato un momento drammatico per la nostra comunità perché si è svegliata con questa realtà drammatica. Questa che è una terra aperta a tutti, una terra, io non vorrei che passi l'idea che questa città è una città non solidale nei confronti di chi viene da fuori, perché chiunque è arrivato in questa terra ha trovato accoglienza, solidarietà da parte di una comunità che è abituata da sempre ad accogliere, perché è stata essa stessa una comunità di emigranti che sono arrivati a Policoro, che hanno avuto un'occasione, che l'hanno sfruttata, e quindi da sempre c'è questo spirito di accettazione nei confronti di chiunque venga da fuori. Sono situazioni che rientrano in un'epoca difficile anche da capire, di devianze anche da capire da parte degli adulti, e la comunità ha reagito con grande voglio dire, sentimento a quello che è accaduto. Io ho detto in occasione della cerimonia religiosa che poteva essere questa l'occasione per un altro cittadino rumeno che conosciamo tutti di farsi aiutare, perché si tratta di persone adulte che devono anche essere disponibili a farsi aiutare. Finalmente abbiamo trovato una sistemazione dove può, diciamo, risolvere i suoi problemi e tornare da persona, come dire, sana a lavorare qui a Policoro, a fare qualcosa qui a Policoro e non vivere di elemosina. Sindaco Bianco, io la domanda te la devo fare. Benone viveva d'inverno in un cantiere abbandonato alla periferia della città e d'estate su una panchina. Come fare per evitare in futuro situazioni del genere? Allora, quando ci sono situazioni di dipendenza da parte di persone adulte, il presupposto principale è quello di avere la volontà di farsi aiutare, di disintossicarsi. Questo è il punto. Senza quello non si va da nessuna parte.
perché diversamente non si possono gestire queste situazioni. Il presupposto è di accettare l'aiuto del comune, come abbiamo fatto in tante occasioni con altri, di farsi aiutare, di disintossicarsi e poi di tornare a fare una vita normale, poi il lavoro si trova. L'hai già detto prima, la reazione della città è stata importante, lutto cittadino, funerali a spese del comune, Benone sepolto nel cimitero accanto ad Amestiano. Questa risposta fa ben sperare in una Policoro multietnica. Policoro è multietnica, la reazione che c'è stata subito dopo la morte è stata straordinaria, perché la città ha partecipato in maniera sentita a questa tragedia. La migliore risposta hanno dato le forze dell'ordine, che hanno individuato le responsabilità, hanno circoscritto le dinamiche di quello che è accaduto, quindi niente, la comunità ha fatto quello che una comunità bella e importante come Policoro deve fare. Sindaco, ti ringrazio a nome di tutti coloro che ci hanno ascoltato per la tua presenza, hai detto delle parole importanti, ma come suol dirsi, la vita continua, è serata di festa, dove sono i musicisti? Dai Tommaso, dai, andate a prendere chitarre, fisarmoniche, sax, console, computer, riprendiamo la serata e avviso tutti di preparare le coppie. Alle 22.30 iniziamo la mega quadriglia dello Ionio. Ci vediamo tra poco.